donne mie, bentornate di nuovo nel mio canale. Allora, il video di oggi sarà il video dove vi mostrerò e dove vi farò vedere tutti i miei bijou, tutti i miei orecchini, tutti i miei bracciali, collane e quant'altro. Vi farò vedere come le sistemo e come li ho organizzati, per l'appunto. Un'anticipazione di questo video io ve l'avevo già data nel video dell'organizzazione armadio, vi lascio in fase di montaggio del video magari un link da qualche parte, non so se qui, se qua, se giù, non lo so, comunque da qualche parte vi linko il video dell'organizzazione armadio, dove già avevo fatto appunto un'anteprima ma abbastanza veloce di come sistemo tutte le mie cosine. Quindi adesso nel video di oggi sarò più specifica, vi farò vedere più nel dettaglio tutte le varie cose che ho. Io vi lascio al video, vi mando un bacio grandissimo come al solito. Se vorrete, noi ci vedremo prossimamente in un altro video, ma intanto io vi lascio a quello dell'organizzazione dei miei bijou. Ciao! Allora ragazze, eccoci qua per farvi vedere come sistemo e come organizzo tutte le mie collane, tutti i miei bracciali, tutti i miei accessori. Allora, qui come vedete ci sono 1, 2, 3 ripiani scorrevoli, io quelli ve li ho già fatti vedere nel video della mia organizzazione armadio, quindi vi farò vedere quello che ci interessa oggi, sarò un pochino più dettagliata e più specifica, ed è il primo, questo qui, che vado ad aprire. Allora, questi sono i ripiani scorrevoli di IKEA, quindi sono accessori interni da inserire dentro l'armadio PAX, e questa è la panoramica di tutte le mie cose, che apparentemente viste così sembra un gran casotto, però poi in realtà sono suddivise per categoria e adesso insomma le vediamo insieme. Questo divisore che vedete, questo qua praticamente di plastica, è sempre dell'IKEA ed è proprio fatto a misura per questo ripiano estraibile, che è 1 metro di lunghezza per 58 di profondità, quindi va preciso dentro gli armadi appunto Complement PAX, quelli di IKEA. Allora, cominciamo da una parte. Allora, qua ci sono dei bracciali che io normalmente metto nel periodo estivo, perché i bracciali rigidi, come per esempio questo, mi piace moltissimo metterli sulle braccia nude e quindi d'inverno, quindi con i maglioni, le maglie e quant'altro, normalmente li utilizzo un po' di meno. Comunque c'è questo qui, sono tutti sul nero, questo qui anche molto carino, e poi ne ho un altro qua dietro, che è questo qui, fatto in questa maniera, con tutti i pua bianchi. Quindi diciamo qua ci sono tutti i bracciali rigidi sul nero. Qui ho altri due bracciali rigidi, che sono questi, che avevo preso qualche tempo fa in un negozio qua della mia città, che però ha chiuso, e anche questi sono veramente belli. Sono dorati all'interno e hanno questa fantasia invece all'esterno, uno sul viola, uno sul turchese, mi piacciono veramente molto. Qui ho due bracciali invece simil... quelli che aveva fatto un po' di tempo fa Swarovski, non sono ovviamente di Swarovski, anche questi li avevo presi in un negozietto, mi sembra che li avevo pagati 1 o 2 euro l'uno, quindi una cosa proprio low cost, estremamente low cost, ma fanno veramente figura. Poi andiamo qua, ci sono tutti i bracciali, questi qui con il cuore, non sono gli originali, che adesso mi sfugge il nome dell'originale, però sono tutti i bracciali con il cuoricino, fatti in questa maniera, con la chiusura fatta così, tanto per capirsi, e li ho presi praticamente tutti all'OVS, eccetto questo qui invece, che mi è stato regalato praticamente da mio suocero un paio d'anni fa, l'aveva preso al mare, è bellissimo, è stupendo, ha tutte queste questi ciondoli, queste medaglie attaccate, sono veramente, mi piace veramente tanto. Poi fa questo rumore, a me amo, dovete sapere che adoro il rumore dei bracciali che si toccano l'un con l'altro quando sono addosso, non lo so, non sono normale, però è una cosa che mi piace veramente tanto. Quindi qua ci sono tutti i bracciali su quel genere lì, vedete i colori sono tanti, il viola, il turchese, poi c'ho questo verde Tiffany, e poi ce n'è alcuni sul nero, il bianco, il giallo, insomma ci sono un po' tutti. Qua ci sono altri bracciali però di metallo, tipo questo qui con tutti i ciondolini attaccati, ho questo qui che ha il cuore grande blu e altri ciondolini attaccati, insomma adesso se dovessi stare a farveli vedere proprio uno a uno ci vorrebbe veramente un sacco di tempo, però diciamo che in linea di massima sono tutti bracciali di metallo non rigido. Qui altri braccialettini piccolini, alcuni li avevo presi da Piazza Italia l'anno scorso, poi qua c'è il braccialetto, questo lo dico
lo dico, però sappiate che se non siete della mia città Arezzo non vi dirà assolutamente nulla. Questo è il braccialetto giallo-blu che è del mio quartiere, che ad Arezzo si svolge una manifestazione storica che è la Giostra del Saracino. Ci sono quattro quartieri praticamente che si dividono la Lancia d'Oro, e io faccio parte del quartiere di Porta Santo Spirito, per cui questo è il braccialetto che identifica il mio quartiere, quindi questo lo utilizzo quando c'è la Giostra del Saracino, che normalmente c'è due volte l'anno. Poi altri bracciali semirigidi e rigidi, tipo questi qui, vedete, hanno queste placchettine di legno, appunto messe collegate tra di loro da un filo elastico, sono molto carini, e quindi qua ci sono tutti questi bracciali. Poi c'è questo, che è sempre sul genere di questi, però è tutto dorato, e poi tutti i braccialettini di legno. Qua passiamo alle collane. Allora, di queste collane che vedete qua al centro, sono tutte della mia mamma. Erano le sue, le metteva io, insomma, ovviamente da quando la mia mamma non ce l'ho più, le ho prese io, perché sono, oltre ad essere degli bei oggetti, sono anche dei ricordi per me unici. Quindi c'è questa qui, che dovrebbe essere Giada, non me ne intendo molto, però. Poi ci sono queste due collane che sono di corallo, questa qui che sono delle perle, ovviamente non di quelle prestigiose, comunque sono, non sono nemmeno perle, non saprei dirvi che materiale sia, comunque sembrano delle perle enormi, giganti. Poi ho questa qui che dovrebbe essere un quarzo rosa, e queste erano le collane della mia mamma, però poi più avanti ve ne faccio vedere un'altra che la tengo un po' più in là. Poi invece ci sono altre collane prese da me, questa per esempio la trovo meravigliosa, l'avevo presa all'UVS l'anno scorso pagandola pochissimo con i saldi. Questa qui, che invece l'avevo presa a un mercatino estero, mi ricordo, è fatta tutta praticamente di peluche, quindi tutte queste cosine tonde che vedete sono di peluche, sono tutte morbide, ed è questa bella collana qua, lunghissima, che messa per esempio su una maglia bianca fa veramente molta molta figura. Poi qui altri braccialetti, pura bigiotteria, ragazzi, non c'è nulla veramente di importante e di valore, sono tutti braccialetti presi nei mercatini, presi nei negozettini, però io li adoro. Per esempio questi qua, che sono, vedete, finte perle nere, dorate, bianche, mi piacciono veramente tanto. Poi ho qui una collana, anche questa presa da OVS l'anno scorso, è grigia con i pendentini, anche questi grigi, vedete, anche questa mi piace. Poi arriviamo alle collane di perle. Allora, queste sono tutte super colorate, sono le perle, quelle lunghissime, che io normalmente porto al collo facendo un nodo, perché altrimenti sarebbero così lunghe che arriverebbero praticamente alla cintura dei pantaloni, quindi io le faccio un nodo oppure le metto a doppio giro, e sono carine anche in quel modo lì. Ce l'ho marrone, ce l'ho viola, ce l'ho fucsia, poi qua ce l'ho azzurra. Ce la dovrei avere anche nera, eccola qui, infatti è un po' mischiata, però c'è anche quella nera, la mettiamo qua. Allora, e poi ce l'ho chiara. Allora, su questa chiara apro una parentesi e poi la chiudo. Allora, questa ha la bellezza di, facendo un rapido conto, di 32 anni, voi non ci crederete, ma ha 32 anni questa collana qua. Allora, ragazzi, io la mia adolescenza l'ho vissuta negli anni 80, per cui fatevi voi il conto di quanti anni possa avere. E praticamente questa collana qui erano i tempi in cui Madonna esordiva con Like a Virgin, e non so se vi ricordate, magari chi è piccolino no, ma chi ha la mia età sì, che era praticamente accessoriata Madonna con tutte queste collane un po' più lunghe, un po' più corte, eccetera, e mi ricordo che in quei periodi se ne vendeva tantissime, e quindi me la feci prendere da mia madre, mi ricordo, questa collana, che a distanza di 32 anni è ancora qua, non si è mai sciupata, nonostante io veramente la metta tuttora molto spesso. Poi altre collane, questa qui per esempio, che mi sembra di averla presa da Piazza Italia l'anno scorso. Poi ho questa collana qua che mi è stata regalata sempre l'anno scorso, questa collana qui che è praticamente una sorta di colletto che si aggancia con il fiocco dietro al collo. Poi altre collane, parecchie prese da OVS. Questa no, questa me l'ha regalata Francesco uno dei primi anni che stavamo insieme. Anche questa è molto bella, vedete? Lunga, con tutti questi
ciondolini in parte viola, in parte dorata. È molto bella, la sto utilizzando, devo dire, parecchio in questo periodo, perché insomma mi è ritornata un po' la fissa delle collane belle grandi, vistose, e quindi insomma ho riutilizzato e sto riutilizzando anche quella. Poi ho questa qui sempre presa da OVS l'anno scorso, anche questa qui, ma non l'ho presa da OVS ma nel solito negozino che vi dicevo prima dei bracciali, che però ha chiuso, ahimè. Aveva delle cose veramente carine a prezzi bassissimi, perché mi ricordo che questa collana qui la pagai veramente poco, tipo 5 euro e forse anche meno addirittura. E così questa, lo stesso, nello stesso negozio l'avevo presa, e anche questa qui che adoro, questa mi piace veramente tanto, proprio tantissimo, ha questi bei colori, va bene su tutto, sia su una maglia nera che colorata che a base bianca, insomma sta veramente bene ovunque. Poi qui, insieme alle collane di perle che vi facevo vedere prima, c'è anche questa, che è un'altra che era di mia mamma, vedete? Sono fili di perline coltivate, piccoline, con questa bella chiusura in oro, e non la metto molto spesso perché non è esattamente il mio genere, però la tengo qui e continua ad essere uno dei miei ricordi più belli. Poi qua ho altre collane fatte su questo genere qui, quindi sempre semirigide, da mettere appunto intorno al collo con la chiusura fatta così, e ce l'ho bianca, ce l'ho nera, ce l'ho verde e ce l'ho turchese. Poi siamo arrivati quasi in fondo. Qui ho altre collane lunghe, però molto morbide. Allora, per esempio questa, che questa è vecchissima, credo che avrà 20-25 anni, perché ha questo Buddha di giada, veramente bella questa collana. Ho sempre paura però di spaccare questa pietra di giada ogni volta che la metto, e ha praticamente fatta così, insomma, con questo filo e questi accessori di similegno marrone che stanno benissimo sul verde del Buddha fatto di giada. Poi ho questa collana qui di metallo con questi ciondoli grigio e neri, e questa che è un ultimo acquisto recente, che è praticamente questa donnina con il pellicciotto, la gonna di pelle, ed è lunga, abbastanza lunga, anche questa arriva diciamo sotto il seno più o meno come lunghezza. Per finire gli ultimi due quadratini ho dei sacchettini con dentro delle collane che tengo tutte separate, perché se no si intrecciano tra di sé e viene fuori un marasma. Ho questa, anche questa qui sui toni del viola, quindi ci sono tanti ciondolini, però le devo appunto tenere separate l'una dall'altra, se no si intrecciano. Ho queste due croci qui, che sono croci antiche d'argento, a cui io normalmente metto diciamo una collana semplicissima di argento, di acciaio, e quindi lascio vedere semplicemente la croce, che è veramente bella anche questa, molto. E poi qua dietro ci sono tutti i ricambi, i cinturini dell'orologio, praticamente questi qui della, allora, i pop si chiamano così, sono gli orologi pop, lì ci sono praticamente tutti i cinturini di questo orologio qua. Allora ragazzi, questo era tutto il ripiano con collane e bracciali. Adesso vi faccio vedere come tengo gli orecchini, che però ovviamente non li tengo qua ma nei porta orecchini. Questa è la zona degli orecchini, come vedete ho quel contenitore lì nero fatto a cuore e il mio alberello verde preso da casa, dove anche qui tengo appunto altri orecchini. Non starò a farveli vedere tutti perché ci vorrebbe veramente troppo tempo. Allora, sono quasi tutti orecchini presi da OVS, presi dai cinesi, presi ai mercatini, niente di particolare, niente di prezioso. L'importante per me è che gli orecchini siano nickel free, perché sono assolutamente allergica al nickel e avrei subito insomma delle reazioni poco simpatiche sul lobo delle orecchie. Allora, sono tutti qua davanti, sono anche tutti nella parte dietro. Qua giù ci sono degli anelli, mi voglio soffermare soltanto su questi orecchini qui, molto belli, che mi sono stati regalati circa 2 o 3 anni fa da Francesco. Sono del marchio Lebole, che fa praticamente queste accoppiate di orecchini
particolari. Come vedete non sono uguali, quindi da un orecchio mettete uno, nell'altro orecchio ne mettete un altro. Sono in pandan ovviamente, hanno gli stessi colori, la stessa fantasia, ma sono diversi. Questo ve lo voglio far vedere perché veramente è fighissimo, perché ha, praticamente è un libro, un libriccino fatto veramente in carta pesta, non lo so che carta sia, però è proprio fatto minuziosamente in tutti i particolari. Praticamente ci sono le pagine che si aprono, sono veramente belli. Potete trovare questi orecchini sia su internet che in alcuni rivenditori in Italia. Comunque il marchio è Lebole, quindi orecchini Lebole, voi digitate su internet e li trovate, ma sono veramente qualcosa di unico. E poi anche qui altri orecchini, vedete tantissimi orecchini fatti a cerchio, che io li adoro, mi piacciono veramente tanto, ce l'ho neri, ce l'ho dorati, argentati, eccetera. Orecchini di tutti i tipi, di tutti i colori, e tantissimi orecchini che alcuni tengo qua dentro in questo porta orecchini e portanelli preso da Tiger, di quelli fatti praticamente così da mettere a lobo, sul lobo semplicemente, e ne ho come vedete un bel po'. Ho questi qui che avevo preso da OVS l'anno scorso con i saldi. Allora, questa tipologia di orecchini qui la prendo solo e soltanto con i saldi, perché raggiungono quindi un prezzo diciamo più abbordabile, perché altrimenti una confezione così di orecchini ci vogliono sui 15 euro e mi sembrano eccessivamente troppi. Comunque anche questi qui presi da OVS, che sono della Mickey London, anche questi qui, vedete, tutti colorati, un pochino più primaverili, un po' più estivi. E questi qui invece un po' più scuri, alcuni, non tutti, perché ci sono anche colorati, mi piacciono tantissimo questi blu brillante, sono veramente belli. E anche questi erano orecchini che poi ho rimesso io su questo cartoncino verde rotondo, perché avevo perso le confezioni originali, quindi ho semplicemente ritagliato un cartoncino rotondo, ho fatto dei buchini e ci ho applicato gli orecchini dentro, quelli che avevo sciolti, insomma. Niente ragazze, quindi questo video finisce, il video dei miei bijou, di come li organizzo, di come li tengo. Noi niente, ci vediamo presto, vi saluto, vi mando un bacione, al prossimo video, ciao!